Oggi ci occupiamo di saldi, vogliamo intervistare qualche operatore del settore del commercio per capire come stanno procedendo in questo momento di grossa difficoltà. La situazione non è dei migliori. Oggi il saldo è una, insomma, è una cosa un pochino particolare, perché vi sono delle persone, delle attività che ne hanno creato un vero business, perché il saldo non è più oramai la rimanenza di una volta. Oggi c'è una produzione proprio apposta per i saldi. Non so quanto sia giusto o sbagliato, dal mio parere è sbagliato. Io ho sempre venduto gli oggetti del mio negozio a saldo, però il saldo dovete capire che non è una bella cosa, perché comprare un oggetto a una certa cifra e rivenderlo per riprendere quei soldi credo che non convenga a nessuno, specialmente ai commercianti. Poi come va? Sono delle occasioni bellissime per determinate persone che hanno quell'occhio un pochino più lungo e oggi, essendo anticipati tantissimo, hanno la facoltà di poter dare al cliente la possibilità di acquistare roba estiva e poter fare la stagione e andare al mare tranquillamente. Però se dovessi dare un voto da 1 a 10, per non esagerare, non essere troppo giù o troppo alto, 5, io credo, sì, io credo che siano 5, però non è una bella situazione. Poi, se vogliamo dire la verità, è anche peggio forse. Bene, noi siamo stati aperti tutto agosto, c'è stato abbastanza gente e niente. Finalmente, ora che si può stare aperti, siamo rimasti aperti tutto il mese e niente, siamo contenti. Ecco, rispetto agli anni precedenti c'è stata una leggera flessione? No, è stato meglio. È arrivata anche la gente dalla provincia, si è rivisto i clienti storici che erano stati bloccati dal Covid. Però insomma, ecco, tutto sommato siamo contenti. Allora, il periodo dei saldi non mi sembra granché come afflusso di persone, o meglio, le persone in giro ci sono anche tanti turisti, però a livello di acquisti non si riesce poi a fare un lavoro grandissimo, anche nel negozio TUN, dove in questo momento abbiamo anche tanta merce a saldo, però comunque non è che c'è tutto questo grande afflusso di persone dentro i negozi. Quindi diciamo che il movimento esterno c'è, poi però insomma alla fine concludete poco. Alla fine concludiamo poco. Devo dire che siamo in una zona molto di passaggio, abbiamo la gioielleria in via Crispi e il negozio Fashion e TUN in via Roma, e quindi gente ne passa tanta, quindi si spera che magari quando la situazione sarà un pochino più favorevole la gente continui magari a venire da noi e passi a trovarci. Ma devo dire che siamo soddisfatti sia dell'andamento anche di tutta la stagione, nonostante insomma le difficoltà, ma anche poi con i saldi, insomma abbiamo tutta la clientela anche del saldo ben accettata, ben venga, e quindi io sono soddisfatta, devo dire di sì. C'è turismo, insomma c'è la città viva. La situazione è questo, c'è una certa soddisfazione perché i dati si attestano più o meno sulle vendite dell'anno scorso, del 2019, cioè l'antecedente la pandemia, quindi siamo ritornati un po' ai livelli di interesse della gente per ricominciare un po' a riassortire il guardaroba, a vedere un pochino di riprendere un po' una vita abbastanza normale se riusciamo a combattere con questa pandemia. E quindi i livelli, certo non è risolutivo, perché quando tu fai le svendite evidentemente recuperi una parte di cose che non hai venduto, quindi è una cercare di ottimizzare un po' per ripartire, sperando che il futuro ci riservi un qualcosa di migliore di quello che abbiamo visto finora. Sta andando bene. E c'è anche molti stranieri. Noi si è sempre lavorato e stanno anche più, oltre che con i nostri clienti, anche con stranieri. Ecco, di movimento ce n'è tanto, ecco, sì. Rispetto al passato diciamo c'è un incremento. Rispetto all'anno scorso sì, dopo sei anni prima, però vedo che c'è tanta gente che vengono da fuori, anche italiani. Mi domando come vi sembra adesso, sono rimasti tutti contentissimi, sia nel mangiare che nei negozi tipo il nostro, mi piace roba bella,
sono rimasti molto contenti, ha detto ritorneremo anche per due o tre giorni, perché dico un giorno solo si vede poco Arezzo, stateci più. Sì, diceva, noi si torna, per dire l'altro giorno non è venuto l'ascese natico, dico lei era un francese. Dice, ma ritorniamo, perché mi spiegai, c'è il Ponte Buriano, c'è da visitare tante cose. Ha detto ritorneremo, perché si è visto che è una bella città. Mi fa piacere, perché Arezzo è bella. Si conclude così la nostra carrellata di interviste agli operatori del settore commerciale, salvo qualche rara eccezione, si guarda al presente e al futuro con molto ottimismo.